Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi vedete così ravvicinata perché voglio fare insieme a voi le mie sopracciglia. Diciamo che questo argomento non l'ho mai trattato, nel senso che ho fatto vedere come fare la ceretta un po' ovunque e vi ho fatto vedere però come farle crescere. E col metodo che vi ho detto crescono molto e quindi vanno fatte spesso. Infatti sembra che non le faccio da un mese. Invece non è così. E quindi vedremo insieme come faccio io le sopracciglia. Ovviamente io non sono una persona che ha studiato, per cui le faccio a modo mio e nulla, spero di esservi utile. Iniziamo subito. Allora, io ho sempre fatto il metodo della matita, che poi è quello che mi ha insegnato mia sorella, che invece ha studiato e quindi sa quello che fa. E quindi cosa devo fare? Ora, io devo ingrandire perché sennò non vedo assolutissimamente nulla di quello che vado a fare. Ok, allora cosa devo andare a fare? Per prima cosa vado a capire, in base anche al mio naso, dove dovrebbero finire, in questo caso qui. Poi vado a allineare naso, fine dell'occhio, per capire dove dovrebbero terminare, quindi qua. Poi vado a cercare il punto più alto, qua, pupilla, naso, pupilla, e deve essere qua. E poi vado a unire Devo fare così in entrambe le parti. Ora con una pinzetta vado a togliere tutti i peli che non riguardano questa parte. Ok, dovrei aver fatto, poi man mano vado a struccare la zona di controllo, ma in linea di massima li ho tolti tutti. Ci vediamo quando ho finito di struccarmi. Può capitare che magari rimanga qualche peletto, aspettate che... per questo vi consiglio di utilizzare una matita bianca o comunque chiara rispetto a una scura come quella che ho scelto io, perché altrimenti è un gran casino. Vedete che qua ho dimenticato dei peletti. Quindi rimuovo anche questi. Vorrei tanto avere uno specchio qua davanti, ma non ce l'ho. Ok, vedete che la prima è fatta. L'unica cosa poi, solitamente io, vado anche ad accorciarle qua sotto. Ora vado a fare l'altra. Praticamente vado a togliere al di sotto e sopra la linea della matita e lascio solo quello che non ho toccato. È semplicissimo. Io qua in mezzo i peletti li vado a togliere con la pinzetta, però se volete potete fare anche una ceretta. Comunque finisco di qua e ci vediamo. Ok, fatto anche questa. L'unico passo che è facoltativo ma che io faccio è quello di tirare su
sopracciglia e di accorciarle. E di accorciarle perché io le odio fondamentalmente, quindi me le vado ad accorciare. Ok. E per oggi è tutto, spero che il video vi sia stato utile, iscrivetevi al canale per richiedere video personalizzati e se vi interessa fatemelo sapere giù nei commenti, vi faccio un video su come poi le riempio e che prodotti uso per riempirle. Io vi mando un grosso bacio, mi raccomando, se invece avete il problema che non vi crescono, andate a guardare i due video che ho fatto sulle ricettine per far crescere le sopracciglia e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!